Reale Corte d'Assise di Ravenna, udienza pomeridiana del 15 dicembre 1897. Chiamata a giudicare Rita Barbieri, di Villanova di Bagnacavallo, di anni 22, accusata di aver ucciso il di lei fidanzato Minguzzi Achille, di anni 28. Presiede la corte il cavaliere Natale Durelli. Rita Barbieri, venite avanti. Parlate forte, che vi debbano sentire tutti. Siate franca e sincera. Dite tutto. Da principio? Sì. Siamo andati avanti 2 anni, io e Minguzzi. Il nostro amore era onesto. Poi lui cominciò con delle proposte troppo, troppo intime, e io non la intendevo. Così l'ho fatto smettere. Cosa intendete con smettere? Il moroso si fa smettere, si dice così. Ho capito. Poi lui tornò da me e mi chiese se gli volevo ancora bene. Io gli dissi di sì, che avrei amato solo lui se si comportava da uomo per bene. Lui me l'ha promesso e io mi sono fidata delle sue intenzioni oneste. Poi sono rimasta incinta. Erano 4 mesi oramai che lui era venuto da me. Mi aveva portato 2 lire. Continui. Per prendere qualcosa, per andare da qualche parte, per abortire. Ma io non ci sono mica andata. E quando lui è tornato a chiedere se c'era andata, gli ho detto di no. Allora lui ha detto che non era lui il padre. Ha detto che adesso non voleva avere niente a che fare con me. Io non sapevo cosa fare. Gli ho ricordato le promesse che mi aveva fatto. Ma lui diceva di no, diceva che non era stato lui a mettermi incinta, che non mi aveva trovato sana, che ero stata con degli altri, ma non era vero niente. Io non sapevo come dirlo ai miei. Allora scriveste questa lettera? Sì, ho chiesto perdono, ho detto che mi volevo annegare, ma poi ho cambiato. Ho pensato di convincere ancora Minguzzi Achille e lo sono andata a trovare in negozio. L'ho scongiurato, l'ho pregato in ginocchio, ma lui niente, mi prendeva in giro. Allora ho deciso di sfigurarlo, di sparargli quando era in campagna. Ho colpito solo il suo cappello e dopo il tribunale ha detto che ero inferma di mente. Cosa faceste dopo? È nata la bambina, è nata prima dei 9 mesi. Lui è venuto a vederla, ma non l'ha voluta battezzare col suo nome. Poi la bambina è morta. Io mi volevo mettere in pace, stare in casa con i miei, ma lui si era messo a fare l'amore con un altro. E ogni volta che incontrava me o mio padre ci copriva di bestemmie. Una volta l'ho incontrato nel ponte del Fosso Vecchio. Mi ha colpito e fatto cadere e quasi mi sono rotto un braccio. Gli hanno dato 10 giorni di prigione, ma lui continuava a dire che mi aveva pagato 2 lire ogni volta, che mi aveva prestato dei soldi e che io mi facevo pari facendogli fare i suoi comodi. Allora ho deciso di farla finita. Ho preso un coltello, l'ho messo nella vescica del grasso, poi l'ho passato nel sale, me lo sono legato alla cintura e l'ho aspettato fuori dalla messa e l'ho ammazzato. Siete pentita di quello che avete fatto? Sì, ma sono sempre stata innocente di ogni cattiva azione. Sono solo colpevole di aver amato alla disperazione quel disgraziato. Brigadiere dei Carabinieri Primavera Luigi. Brigadiere Primavera, secondo lei l'imputata Rita Barbieri era proclive ad amori illeciti? Faceva mica la civetta? No, signore, assolutamente. Racconti allora quello che sa. So che la trattava male, replicatamente. E lo stesso trattamento riservava al padre suo di lei.
L'aveva ingravidata e non la voleva sposare, per motivi del tutto insussistenti. Fu io ad accorrere sul luogo del delitto e a raccogliere quel lungo pugnale. E la vittima fece in tempo a dirmi, me l'aveva giurata. Allora arrestai la Barbieri, che mi disse che non sopportava più di essere malmenata e diffamata e per questo la ragione le vacillava. Cos'altro vuole aggiungere? Il Minguzzi aveva ammesso pubblicamente di averla ingravidata, ma insinuava di non averla trovata sana. Invece, stando al dire della gente, la Rita era sempre stata una ragazza onestissima. Signor giudice, è sempre stata una ragazza onestissima. Potrei metterci la mano sul fuoco, non ho nessun dubbio. Una gran lavoratrice e senza grilli per la testa. Il vigliacco era lui, che non manteneva le promesse. La parola al pubblico ministero. Illustri giurati, io ho qui il dovere di sostenere l'accusa per discernere il buono dal cattivo, il falso dal vero. Quindi un cadavere c'è e c'è un responsabile, ma abbiamo udito numerose testimonianze delle persecuzioni, delle turpitudini, delle maldicenze, delle torture subite dalla povera Rita Barbieri. E quindi io invoco che apriate quella gabbia e la mandiate assolta per l'infermità di mente che le è stata recata e che le impedì la coscienza dei propri atti. Alla parola l'avvocato difensore. Signori, io non difenderò Rita Barbieri, come sarebbe mio ufficio. Perché? Perché non ne ha bisogno. Signori giurati, voi dovete distinguere chi perseguita e chi è infelice. E a questa categoria ascrivere Rita Barbieri. Al povero Minguzzi è toccato di essere la tortura della povera Rita. Ed ella ne è stata il castigo finale. Rita Barbieri venne assolta. L'assolvereste voi? Amore, amore, amore traditor, tu m'hai rubato la pace e l'onore. Amore, amore, te vuoi dire che la Barbieri t'ha fatto morire. E così il giudice, tutti i giurati, affascinati dagli occhi di fuoco, con gran sorpresa della popolazione, t'han liberato dalla prigione. Amore, amore, amore traditore, tu m'hai rubato la pace e l'onore. Amore, amore, te vuoi dire che la Barbieri t'ha fatto